Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Seguire la verità con vera pazienza. Dio allora, rispondendo alla terza preghiera, con la quale l'anima aveva manifestato ardente desiderio della salvezza del padre e dell'anima sua, le diceva: «Questo io voglio, figliuola, che egli cerchi di piacere a me, verità, mediante l'incessante e sollecito desiderio della salvezza delle anime. Ma né egli né alcun altro potrebbe ottenere ciò senza molte persecuzioni, come già ho detto, nella misura e nei modi in cui io ve le concederò. Così come voi desiderate di vedermi onorato nella Santa Chiesa, allo stesso modo dovete concepire amore, amore a voler soffrire con vera pazienza. Da questo io riconoscerò se tu e gli altri miei servi cercherete davvero il mio onore, in verità. E se così, egli sarà il mio carissimo figliuolo e troverà ristoro, lui come gli altri, sul petto del mio figlio unigenito, del quale io ho fatto ponte, affinché procedendo su di esso, tutti possiate giungere al vostro fine e ricevere il frutto di tutte le fatiche che avrete sostenuto per amor mio. Sopportate dunque. Sopportate ogni cosa con forza virile. Ti ho detto che del verbo dell'unigenito mio figlio ho fatto ponte, e questa è la verità. Voglio che sappiate, figli miei, che la strada della salvezza, a causa del peccato e della disobbedienza di Adamo, fu interrotta in modo tale che nessuno poteva raggiungere la vita eterna. E di conseguenza gli uomini non mi rendevano gloria nel modo dovuto, non potendo partecipare di quel bene per il quale io li avevo creati, onde la mia verità non s'adempiva. E la mia verità è questa. Io avevo creato l'uomo a mia immagine e somiglianza, affinché egli avesse la vita eterna e partecipasse di me gustando la mia somma dolcezza e bontà. A causa del suo peccato, l'uomo non poteva raggiungere questo fine, che pure era il termine della sua esistenza. E perciò la mia verità non si adempiva. La colpa aveva sigillato il cielo e la porta della mia misericordia. Da questa colpa germinarono spine, tribolazioni, con molte sofferenze. E la creatura finì con rivoltarsi contro se stessa. Non appena l'uomo si fu ribellato a me, esso si ritrovò nemico di se stesso. La sua carne si ribellò contro il suo spirito, perdendo lo stato di innocenza. Ed egli divenne un animale immondo, al quale tutte le cose create furono ostili, mentre prima gli sarebbero state obbedienti, solo che egli si fosse conservato nello stato in cui io lo avevo collocato.
ma proprio perché egli non si conservò in quello stato, lacerò l'obbedienza che mi doveva, e meritò morte eterna, nell'anima e nel corpo. Non appena l'uomo ebbe peccato, subito dilagò una fiumana tempestosa che sempre lo percuote con la furia delle sue onde, travolgendolo con fatiche, molestie, che gli vengono da se stesso, dal demonio e dal mondo. Tutti annegavate, dal momento che nessuno, per quanto fosse giusto, avrebbe potuto raggiungere la vita eterna. Perciò, volendo rimediare a così grandi mali, io vi ho offerto il ponte del mio figliuolo, affinché non annegaste nel passare quel fiume. Esso è il mare tempestoso di questa vita di tenebre. Considera quanto mi è debitrice la creatura, quanto grande è la sua ignoranza, allorché sceglie il male per cui annega e rifiuta il rimedio, quello che io le ho donato. Apri l'occhio della mente e vedrai coloro che stanno nell'accecamento e nell'ignoranza. Vedrai gli imperfetti e coloro che perfetti mi seguono nella verità. Così potrai rattristarti della dannazione che colpisce coloro che mi ignorano e rallegrarti della perfezione dei miei figli diletti. Osserva come si comportano coloro che seguono il lume e coloro che invece camminano nelle tenebre. Ma prima voglio che tu consideri il ponte dell'unigenito mio figlio, per comprendere la sua immensità. Si estende dal cielo alla terra. Guarda come la grandezza della divinità si unisce alla vostra terrestre umanità. Perciò io dico che il ponte si estende dal cielo alla terra. Grazie all'unione delle due nature che io ho realizzata nell'umanità di Cristo. Era necessario che si riparasse la via che era stata interrotta. Te lo ripeto, era necessario affinché voi poteste attraversare tutta l'amarezza del mondo per giungere alla vera vita. Con la sola terra non si poteva costruire nessun ponte, tanto immenso da consentire di oltrepassare il fiume che vi separa dalla vita eterna. Infatti, la natura dell'uomo non bastava a riparare la colpa, a togliere di mezzo quel guasto del peccato di Adamo, che ha corrotto tutto il genere umano, il quale ne ricevette una eredità maleolente, come già ti ho detto. Fu quindi opportuno unire la natura umana con l'altezza della mia natura, divina ed eterna, affinché ci fossero le condizioni sufficienti per il riscatto di tutto il genere umano. La natura umana doveva sostenere la pena, e la natura divina, unita con quella umana, doveva accettare il sacrificio del figlio mio, offerto a me per voi, per strapparvi alla morte e restituirvi alla vera vita. Così avvenne che la divina altezza si umiliò, abbassandosi al livello della vostra umanità terrena, e l'una con l'altra unite fecero da ponte e ricostruirono la strada interrotta. Perché egli si fece via? Affinché davvero voi
poteste godere insieme agli angeli. Ma non basta che il figlio mio si sia fatto ponte. Non basta per avere la vera vita. È necessario che voi passiate per la sua via. Con queste parole, la verità eterna insegnava che se ci aveva creati senza di noi, non ci salverebbe senza di noi. Dio vuole che noi usiamo tutta la nostra libertà, colmando il tempo che ci è dato con l'esercizio delle vere virtù. E per questo ancora andava dicendo: tutti siete tenuti a passare attraverso questo ponte, cercando la gloria e la lode del mio nome, nella salvezza delle anime, sopportando con dolore molte fatiche, seguendo le orme del dolce e amoroso Verbo. In nessun altro modo potreste venire a me. Voi siete i miei lavoratori, poiché io vi ho posto a lavorare nella vigna della Santa Chiesa. Voi lavorate entro il corpo universale della religione cristiana, alla quale appartenete per mia grazia, poiché vi ho dato il lume del santo battesimo. Quel battesimo che avete ricevuto nel corpo mistico, dalle mani dei sacerdoti, che ho voluto porre a lavorare con voi nella vigna. Voi siete nel corpo universale, essi sono nel corpo mistico, dove li ho collocati a pascere le vostre anime, somministrandovi il sangue nei sacramenti che ricevete dalla Chiesa. I sacerdoti tolgono dalle anime le spine dei peccati mortali e vi seminano la grazia. Essi sono i miei lavoratori in quella vigna che sono le vostre anime, uniti con voi nella vigna della Santa Chiesa. Ogni creatura dotata di ragione ha una vigna tutta per sé, cioè la vigna della propria anima. In questa vigna dell'anima sua, ogni uomo deve lavorare, nel tempo che gli è dato con la sua volontà, usando del suo libero arbitrio. E questo è il compito di tutta la sua vita. Ma dopo che il tempo concesso sarà terminato, egli non potrà più far nessun lavoro, né buono né cattivo. L'uomo ha solo la vita per operare il bene nella vigna nella quale io l'ho posto. Ma questo lavoratore dell'anima ha ricevuta tanta forza che né il demonio né alcun'altra creatura può distoglierlo dal suo compito, se davvero egli lo vuole. Infatti egli fu fortificato nel santo battesimo, che gli fornì come arma il coltello dell'amore per le virtù e dell'odio per il peccato. E questo amore per le virtù e questo odio per il peccato, l'uomo li trova nel sangue di Cristo, poiché proprio per amore vostro e in odio al peccato andò a morte il figlio mio, donando il suo sangue per voi. E per questo sangue
voi avete ricevuto nel battesimo la vera vita. Così, voi siete armati di un coltello che dovete usare con il vostro libero arbitrio, mentre siete nel tempo che vi è dato, per poter con esso divellere le spine dei peccati mortali e seminarvi le virtù. E in nessun altro modo che in questo, voi potrete ricevere il frutto del sangue dai laboratori che ho posto all'opera della Santa Chiesa. I miei ministri, ti dissi, che strappano le spine del peccato mortale nella vigna delle vostre anime e vi danno la grazia somministrando il sangue di Cristo nei sacramenti che sono ordinati nella Santa Chiesa. È dunque necessario che innanzitutto vi rinnoviate con la contrizione del cuore, col dolore per i peccati commessi, e con l'amore della virtù. Allora soltanto potrete ricevere il frutto del sangue. Non lo riceverete certo in altro modo, ossia se non vi disponete da voi stessi, quali tralci uniti alla vite dell'unigenito mio figlio, il quale vi disse: «Io sono la vite, e voi i tralci, e il Padre mio è il lavoratore. E in verità io sono il lavoratore, poiché ogni cosa che ha ricevuto l'essere e partecipa dell'essere è uscita dalle mie mani. Infinita è la mia potenza, e con questa potenza inestimabile e con la virtù io governo tutto l'universo. Nessuna cosa è stata fatta senza di me. Nessuna cosa senza di me è governata. Così sono io il lavoratore. Io che piantai la vite vera dell'unigenito mio figlio nel terreno della vostra umanità, affinché voi che siete i tralci poteste fruttificare in unione con la vite. E chi non darà frutto di opere buone e sante sarà tagliato via dalla vite e disseccherà. Separato dalla vite, infatti, perde la vita della grazia ed è gettato nel fuoco eterno. Così come il tralcio che non reca frutto viene subito reciso dalla vite e buttato nel fuoco, perché non serve ad altro. Così dunque coloro che verranno recisi a causa delle loro offese, morendo nella colpa del peccato mortale, non essendo buoni ad altro, saranno gettati dalla divina giustizia nel fuoco inestinguibile. Sono questi coloro che non hanno coltivata la loro vigna, anzi l'hanno distrutta. E non solo hanno distrutta la propria, ma anche l'altrui. Non solamente non vi hanno seminata alcuna pianta capace di dare frutti di virtù, ma anzi, ne hanno divelto quel seme della grazia che avevano ricevuto nella luce del santo battesimo, partecipando alla virtù del sangue di mio figlio. Questo sangue era il vino offertovi dalla vera vite. Ma i peccatori,
hanno divelto questo seme e l'hanno abbandonato in balia dei loro molti e diversi peccati. Ed è come averlo dato in pasto agli animali, calpestandolo, soffocandolo con le passioni disordinate. Con questo amore disordinato hanno offeso me e recato tanto danno al loro prossimo. Ben diversamente si comportano i miei servi e ben diversamente dovete fare voi. Dovete vivere in unione con la vite, come innestati su di essa, perché solo così potete portare frutto, in quanto partecipate della sua linfa. E permanendo del verbo del Figlio mio, permanete in me. Io sono infatti una sola cosa con lui, ed egli con me. Permanendo in lui, seguite la sua dottrina. E seguendo la sua dottrina, divenite partecipi della sostanza del Verbo, ossia della divinità eterna, che in lui è unita all'umanità. Da questa partecipazione deriva un amore divino, da cui l'anima vostra trae ogni gaudio. Questo dicevo, parlandoti della vostra partecipazione alla sostanza della vite. E sai tu a quale criterio mi attengo, allorché i miei servi si uniscono per farsi seguaci della dottrina del dolce e amoroso Verbo? Io li poto, affinché abbiano a fruttificare molto, e affinché il frutto sia fortificato nella sua dolcezza, e non corra il rischio di inselvatichirsi. Lavoratore vero, io faccio come si fa del tralcio che spunta da una vite, il tralcio che il vignaiuolo taglia, affinché si ottenga il vino migliore e in maggiore quantità, gettando nel fuoco quelli che non portano frutti. I servi miei, che permangono in me, io li poto con le molte sofferenze, le tribolazioni, affinché diano maggiori e più dolci frutti, e la loro virtù messa alla prova si rafforzi. Ma quelli che non danno frutto, come ho detto, vengono tagliati e gettati nel fuoco. Questi servi miei sono lavoratori veri, che bene coltivano la loro anima, strappandosi di dosso ogni amor proprio e vangando a fondo la terra del loro amore per me. Essi nutrono e fanno crescere il seme della grazia ricevuto nel santo battesimo. E lavorando la loro vigna dissodano anche quella del prossimo, poiché non si può lavorare l'una
senza lavorare al tempo stesso, anche l'altra. Già ti ho spiegato come ogni male si fa attraverso il prossimo. E la stessa cosa si deve dire del bene. Così voi siete lavoratori miei, usciti da me, che sono l'eterno e sommo lavoratore. Io vi ho innestati con unione perfetta sulla vite. Grazie all'unione da me voluta, della mia natura divina con la vostra natura umana. Ricordati che tutte le creature, dotate di ragione, dispongono della propria vigna per se stessi. Ma questa vigna è intrinsecamente unita a quella del prossimo, senza alcuna separazione. Gli uomini sono tanto uniti l'un l'altro che nessuno può fare del bene a se stesso senza con ciò fare del bene al suo prossimo. E identicamente, nessuno può fare del male a sé senza con ciò fare del male al suo prossimo. Tutti voi costituite una vigna universale che abbraccia l'intera cristianità. E voi, cristiani, siete uniti nella vigna del corpo mistico della Santa Chiesa, dalla quale traete la vostra vita. In questa vigna è piantata la vite dell'unigenito mio Figlio, sulla quale dovete essere innestati. Se non vivete in questa unione, se vi staccate dall'innesto, divenite immediatamente ribelli alla Santa Chiesa. E vi trovate ad essere come un membro tagliato via dal corpo, che subito imputridisce. È però vero che mentre vi è lasciato ancora del tempo, vi potete togliere dai miasmi del peccato, con il sincero pentimento, e potete ricorrere ai sacerdoti miei. Essi sono infatti i lavoratori che tengono le chiavi del vino, cioè del sangue sgorgato da questa vite, la cui virtù di perfezione è tale e tanta che non può essere diminuita né toccata da qualsiasi difetto del ministro. Ciò che unisce umilmente i miei lavoratori tra di loro è il legame della carità, che si acquisisce con la conoscenza di sé e di me. Così puoi vedere che io vi ho posti tutti a lavorare nella vigna e incessantemente vi chiamo perché il mondo già vi è in meno a causa del moltiplicarsi delle spine che hanno soffocato il seme. Così che gli uomini non vogliono più portare frutti di grazia. Voglio pertanto che siate veri lavoratori, che con molta sollecitudine aiutate a dissodare le anime nel corpo mistico della Santa Chiesa. A questo scopo vi eleggo, perché è mia volontà di usare misericordia al mondo, per il quale tu tanto mi preghi.
Allora, l'anima incalzata dall'amore esclamava: oh carità dolcissima e inestimabile, chi potrà non infiammarsi davanti ad un così grande amore? Può esserci un cuore che non se ne senta mancare? Tu, abisso di carità, sei pazzo delle tue creature, quasi che non potessi vivere senza di loro. Tu, il nostro Dio, che non ha certo bisogno di noi. Il nostro bene nulla aggiunge alla tua grandezza, perché tu sei immutabile. Tu non ricevi danno dal nostro male, perché sei eterna e somma bontà. Chi ti spinge ad usarci tanta misericordia? Ti muove l'amore. E non certo alcun debito verso di noi, o alcun bisogno che tu abbia di noi, che siamo invece colpevoli, malvagi debitori tuoi. Se ben vedo, somma ed eterna verità, io sono il ladro, e tu vieni impiccato al mio posto. Vedo infatti confitto e inchiodato su una croce il Verbo tuo Figlio, che tu hai fatto a me ponte, secondo quanto hai voluto manifestare a me, tua miserabile serva. E per tutto questo il mio cuore scoppia, e non può non scoppiare. Tanta è la fame di te e l'amore che per te ha concepito. Ma tu volevi mostrarmi chi sono coloro che si incamminano per la via del ponte e chi sono coloro che non vi si incamminano. Ecco, se alla tua bontà piacesse di manifestarlo, io ogni cosa ascolterei, ogni cosa vedrei, con tutto il cuore. Allora, l'Eterno Dio rispose a quell'anima per farla sempre più innamorare, infervorare per la salvezza delle anime. E così le disse: prima che io ti mostri quello che desidero palesarti e che tu stessa mi chiedi, voglio dirti come è disposto il ponte. Ti ho spiegato che esso si estende dal cielo alla terra, grazie all'unione da me realizzata nell'uomo.